Ciao a tutti, è mattina presto, sono le 7 e oggi è, che giorno abbiamo? Oggi è il 2 di 2 marzo. di marzo, stiamo uscendo dalla casa di Stefania, siamo stati ieri tutta la giornata molto bene, abbiamo la piccola che fa ancora la nanna, eccola qua, il Mamma, piccolo ancora è già sveglio. La pallina del sole te l'ho data ieri sera, quindi ti devi ricordare dove l'hai messa. Adesso tu ti ricordi le tappe? La tappa è Reading, A Reading? poi a Bristol, ma forse la saltiamo. Forse la saltiamo, poi andiamo in un Dopo campeggio. Cardiff andiamo a Ellenland. Ok, vicino a Cardiff dove poi ci imbarcheremo domani mattina. Hai detto l'unicorno? Sì. Dove poi ci imbarcheremo domani mattina per andare in Irlanda. Ieri è stata una giornata molto bella, i bimbi hanno giocato con Lucrezia, siamo andati a prenderla a scuola, è una scuola bellissima, bassa, di mattoni, belle casette fatte bene, con un giardino pazzesco. E c'erano tutti questi gagni inglesi, biondissimi, rossi, occhi celesti, tutti con hanno tutte le divise e hanno poi una specie di, gli danno un giubbotto e una tuta impermeabile, con stivali, ma tutti uguali. Però sono molto carini e poi si imbracchiano, che è una meraviglia, cioè li vedi proprio arrotolarsi. Hanno dei mini go-kart e giocano in giardino. C'è molta concentrazione per non sbagliare la strada in tutti i sensi. E certo. Svolta a destra e prendi risvolto radio. Questi sono. Ciao a tutti, eccoci Ciao! qua. Siamo in un parco giochi all'interno del campeggio vicino qui nel Galles, vicino a Cardiff. È l'ultima tappa prima di fare il passaggio in Irlanda. Oggi abbiamo fatto circa un viaggio di 4 ore e mezza più o meno. C'era l'autostrada un po' intasata perché c'era stato un grosso incidente, ma abbiamo cambiato strada e Quale? abbiamo. Non c'era un incidente No, oggi? perché c'erano i segnali che ci hanno detto di andare da un'altra parte. E abbiamo cambiato strada e abbiamo evitato la coda perché così non abbiamo preso tutta la coda dell'incidente e ci è voluto un pochino di più di quello che avevamo preventivato. Ma sono le 3:30, c'è una giornata stupenda, un sole pazzesco. Questo è il parco giochi del campeggio. Abbiamo appena comprato una palla per giocare un po' a basket e niente. Il campeggio è molto Il carino, campeggio è molto carino. c'è tutto. Non avevo comprato le matite, Non ha comprato le matite che per non su. hai detto neanche, i libri che non sono neanche nostri, che tu non hai detto neanche Prestito? grazie, Hai preso dei libri in prestito da leggere che poi li rimettiamo dove li abbiamo che tu non presi. hai neanche detto grazie a me delle matitine. E vabbè, adesso Diglielo te lo adesso. dirà, puoi dire grazie a noi. Ecco, ti ha Grazie, vero. detto grazie per le matitine. Abbiamo fatto una lavatrice finalmente, Esatto, lavasciuga era e anche ora. Dopo aiuta. utilizzeremo anche qua i servizi per lavare i piatti, quelli del campeggio invece che del camper, così stasera possiamo essere un po' più larghi nel lavare anche i piatti e fare un po' più comodo, ecco. Rispetto alle aree di servizio francesi, questo è proprio un campeggio, che ha tutte le attrezzature, Piccolino, sì, però ha tutti i però bello, venuto servizi. bene. Sì, è andato molto bene. Da qua il Bella mare non è strada. neanche molto distante. E noi non ci andremo perché non è,
non è in preventivo e poi sì, sicuramente non sarebbe il caso di fare il bagno. Magari gli inglesi sì, noi proprio no. Comunque, domattina si parte, si va a prendere il traghetto e si passa in Irlanda. Il viaggio del traghetto durerà 4 ore e mezza, quindi sarà un viaggio un po' diverso. Non dovrò guidare tutto il tempo, ma ci trasporterà il traghetto. E boh. L'ultimo per? Ida. Giuseppe che aveva fatto le candele. Va bene. Ah. E anche uno per Devi che ci aveva fatto il regalino. Ciao a tutti, ci sentiamo magari più tardi. Ciao! Ciao! Così, Giuseppe! Ciao a tutti! Ida! Ciao, Devi, Giuseppe e Ida! Ciao a tutti, eccoci a cena, siamo nel sud del Galles, vicino a Cardiff, e l'ultima serata in Inghilterra. Domani prendiamo il traghetto. Siamo vicino a Galles. Galles, nel Galles. Domani prendiamo il traghetto e arriviamo in Irlanda! Ci siamo! Giada faceva anche così. Non abbiamo neanche la più pallida idea di cioè come sarà organizzata la cosa, se, perché sappiamo che ci daranno una cabina. Dovremmo avere una cabina, si parcheggia il camper sotto, nel garage, nella stiva. E poi non sappiamo però se i cani sono con noi, cioè come funziona proprio la cosa. Non questo sappiamo. Non lo so. Domani vi faremo vedere insieme. Capiremo anche noi. Stai mangiando. Viaggio di 4 ore e mezza. 4 ore e mezza sul traghetto. Abbiamo comprato delle gomme da masticare, un po' frizzanti, che magari fanno passare la nausea. Vediamo se possono funzionare. Delle gommose, diciamo, ecco, vediamo. Ma magari loro la nausea non ce l'hanno. No, ma infatti, appunto, vediamo un pochino come la viviamo tutto. Non ce l'abbiamo la nausea. Ma stai mangiando oppure no? Sì. Non mi risulta. Il piatto lo vedo ancora pieno. Forza, Susi, che sei indietro. Sei l'ultima. Sei l'ultima. Dai, guarda che tuo fratello l'ha finito. Vuoi vedere il tuo piatto, Leo? Lo sto anche leccando. Ciao a tutti e buona serata. Ciao. Ciao.